Ciao, questo è il video che stavate tutti quanti aspettando, sia me che in accappatoio bevo un cappuccino. Non male. Giornata uggiosa. Bene. Siccome lui Hamilton, stai sempre a piangere, a lamentarsi, ma poi di quello che c'ha il culo dei muro dei mondi. Ludovic, c'è una vita oltre il fantacalcio. Nettamente il miglior giocatore di fantacalcio che abbia mai conosciuto. Mai come quest'anno ha difficoltà nell'individuare nomi nascosti. Cioè mai come quest'anno, se avessi un'esperienza decennale io, che non ho. Però l'anno scorso più facile. Poi l'avevo fatto prima, anche se quest'anno era impossibile farlo prima. Cioè farlo prima significava condannare le persone a dei nomi. No, era difficilissimo. Cioè poi dopo condannavo anche me stesso tutto l'anno, metti caso, che dicevi, ah, non è nascosto. Poi non è nascosto, andava a fanculo, causa calciomercato. No, no, non si poteva fare. E non so se voi sentite Laura che si sta facendo la doccia e un sibilo di un lavoro qui fuori. Che bel fine settimana. Però ho segnato Molina. Frega. Molina con le assist. So, questi sono i nomi nascosti che come al solito sono sparsi per casa, come al solito. Mamma mia, come storicizzo, anche se questa cosa ha solo un anno. Importante storicizzare, si crea un passato perché poi nel ricordo si vive sempre meglio, era sempre meglio prima, ah che bello. Cosa sono i nomi nascosti? I nomi nascosti sono nomi nascosti in piena vista, ossia sono nomi sotto gli occhi di tutti, hanno la possibilità di avere un rapporto qualità-prezzo molto alto. Questo perché per motivi inspiegabili o spiegabili, come cercherò di spiegare nei vari nomi nel video, magari sono un po' sottovalutati, lasciati lì, ma no, non lo prendo, forse non lo so, c'è l'incertezza. Ecco, noi ci insinuiamo in questa incertezza e colpiamo, prendiamo quei giocatori lì da cui ci aspettiamo un overperform rispetto al prezzo pagato. Nel costruire una tradizione, i portieri, come l'anno scorso, ce li andiamo a prendere. Sotto al letto. I portieri nascosti in piena vista per la stagione fantacalcistica 2021-2022 sono... Tutti. Sorpresa. Non c'è infatti un nome ma una strategia. Mai come a Porta e mai come a Porta quest'anno si comprano gli slot e non i giocatori. Stiamo infatti vedendo come gli effetti del lungo calcio post-covid siano ancora fra noi. Anche i portieri top sbagliano e prendono gol. E le porte inviolate un po' sì e un po' un miraggio. Non sono quindi così tante da giustificare una super spesa dietro. Se infatti ragioniamo rapidamente, vediamo come ci siano 7 squadre di vertice, ognuna con una porta accettabile. Inter, Juve, Milan, Napoli, Lazio, Roma e Atalanta. Ecco allora, ma lo capite da soli, che se fate un fantacalcio a 6 è praticamente inutile spendere per un portiere. In 8 o in 10 invece, lo capite subito, l'occasione può essere dietro l'angolo, perché nella raffica di chiamate e uscite randomiche basterà prendere la prima occasione che si presenterà. E una si presenterà sicuro, perché sono 7 portieri per 8 giocatori. Nell'incertezza, nel marcamento dell'asta, uno di questi, almeno uno, andrà veramente a poco. O comunque andrà a un prezzo d'occasione rispetto ad altri. A 8 praticamente, aspettando, se anche solo uno degli altri si intasa gli slot con una coppia di portieri provinciali, ecco l'occasione. Perché potresti ritrovarti con un altro a spartirti a un credito o poco più un portiere top. Lui uno, te l'altro. Split. Questa tattica viene meno in due casi. Uno, se in Lega avete uno di quei fenomeni che dopo aver preso un portiere top rialza, paga e prende un altro portiere top. Ecco, il 99% delle volte quel fantallenatore facendo così resterà fregato. Sì, perché o si ritroverà tutte le giornate con un mega dubbio in porta, oppure essendo in 8 o in 10 non troverà nessun altro fantallenatore con cui scambiare uno dei suoi due portieri top in uno scambio adeguato, e quindi lo svenderà. Fatevelo svendere dopo, perché lo svenderà per l'augello di turno da re. 2, questo discorso va a farsi benedire ovviamente se giocate in leghe numerose, dove la differenza fra un Handanovic e il portiere di una neopromossa, beh, bella grossa. Fatto la rima. In questi casi, se volete due nomi di sicura affidabilità, Cragno, il portiere da modificatore per eccellenza, e Audero, che ha fatto bene l'anno scorso, e con D'Aversa, ricordandoci quel fantastico Sepe di Parma, può confermarsi. La difesa la andiamo a cercare qua, sotto un mucchio di panni. Spostiamoci. Ok. Questo
questo nome lo vedo andare a cifre imbarazzanti, basse. Eppure l'anno scorso ha fatto un signor finale di stagione. Sta sempre in area di rigore e lo vedo andare ai prezzi di un terzo, quarto slot. Eppure un secondo slot pieno. Di Lorenzo, signori, offensivo, di spinta, va a saltare sui piazzati e non ha vere alternative. Se gli altri dormono, è da prendere. Dell'Inter si considerano top, giustamente, Skriniar e De Vrij. Ma Bastoni, magari quest'anno, può liberarsi di quella tara che gli faceva sempre prendere mezzo voto meno di questi due. E se l'avete visto nelle prime due giornate, spinge come un terzino. In alcune leghe, per carità non in tutte, ma in alcune leghe può essere un affare. I centrocampisti direi che li cerchiamo divanati. Cioè persi come un telecomando, oppure persi come i caricabatterie fra, proprio così, tra i cuscini, le pieghe del divano. Questo è quello del Mac, questo è del cellulare. Nomi, robe, intenzioni un po' dimenticati a volte. Uno di cui il Milan infatti forse si è dimenticato un po' troppo in fretta è Jack Bonaventura, che al Mantra fa tre ruoli, che non era facile dirlo, Mantra fa tre ruoli, provate, e nel 4-3-3 di italiano farà la mezzala. Stesso ruolo del Milan di Gattuso, dove prima dell'infortunio stava facendo il panico. Italiano in quel ruolo lì l'anno scorso ha fatto segnare e parecchio sia Pobega che Maggiore, e Bonaventura può restare molto in ombra fra le chiamate di un'asta. In Jack we trust. Ci ho pensato tanto, giuro, ma io proprio non riesco a trattenermi. Si è fatto espellere alla prima di campionato, dicono tutti che non si ripeterà, che Vignato gli ruberà il posto. E allora io vi consiglio ancora il giocatore più consigliato di questo canale. Roberto Soriano sta andando a cifre molto simili a quelle dell'anno scorso, ergo basse. Come se non avesse fatto nulla. Nuovo capitano del Bologna, quasi doppia cifra l'anno scorso. Ancora una volta, occasione Soriano. Gli attaccanti invece, come ogni buon fantallenatore, me li tengo vicini. Sì, perché non si sa mai, metti caso che questi dal niente decidano d'andarsene. Quanto so simpatico, eh? Che calù. Se la memoria a lungo termine è una vera tragedia per l'uomo moderno, beh, per il fantallenatore è praticamente un'apocalisse. Un gol, un assist, un rigore sbagliato all'ultima giornata cambiano tutto nella valutazione di un giocatore. La programmazione a lungo termine nella mente di un fantallenatore è proprio un evento sconosciuto. No, non c'è, non esiste, n'existe pas. Ecco quindi che quest'anno, fra voci di mercato e infortuni, molto probabilmente pagherete all'asta in saldo una punta che sono 4 anni che sta nella top 10 dei migliori attaccanti per Fantamedia, Duvan Zapata. Complice la stagione un po' nì dell'anno scorso, in cui comunque ha chiuso con l'ottava Fantamedia fra le punte, eh. Sto vedendo Zapata pagato poco, ma non poco proprio, cioè poco da secondo slot normale. Why? Anzi, proprio because. Volendo fare una riflessione un po' più tecnica, ma proprio perché mi va, l'Atalanta sul mercato continua a cercare quest'ala sinistra. Gasperini continua a dire che vorrebbero giocare con un esterno in più. Ecco, il 4-2-3-1 con cui l'Atalanta ha chiuso la scorsa stagione ha valorizzato soprattutto due giocatori, Malinov e proprio Duvan Zapata come unico perno centrale. Cioè proprio i palloni arrivavano tutti a lui e si è mangiato una quantità d'occasioni indescrivibile. Io ve l'ho detto, poi è Duvan Zapata, cioè non starà in forma dopo domani. Però aspettare. Poi viste certe cifre, l'anno scorso partiva da primo slot, quest'anno lo vedo pagato la metà. Come se l'anno scorso, cioè tutto quello che è successo l'anno scorso, fosse colpa sua. E non il primo anno con un infortunio serio in carriera come non gli era mai capitato. E comunque con la media di un gol ogni due partite. Ciccio Caputo è un secondo slot e di più, secondo me, non lo pagate. Perché si teme il ritorno della pubalgia, la concorrenza di Raspadori. Per 60-70 crediti su 500, perché questo è il valore a cui sta andando, me lo prendo. Uno che in Serie A da 3 anni in doppia cifra e gioca in una squadra con un'impronta offensiva come il Sassuolo. Vedi un po'. Ciao Laura, raccontaci quanto sei infastidita che non faccio colazione con te. Ma tu la farai? Sì, tu dici. Invece io me ne vado, prendo il cappuccino. Ciao Laura, guardami allontanarmi così. Cado. Ma che ci frega a noi di Laura? Io i nomi l'ho fatti. Voi sono sicuro che il like lo state mettendo. E niente, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Grazie.